Eccoci qua, salve, dopo un po' di tempo, ma Auto Analfabeta University of Utopia non era scappata a Pieffermo, rimane qui a parlarvi di poesia fuori dai libri. Stasera, come sempre, avremo un ospite con noi. Come sapete, le nostre conversazioni poi saranno riproposte dal sito della rivista italiana Nuovi Argomenti, grazie alla cura di Maria Borio, che ringrazio. E stasera sono particolarmente emozionato perché è la prima volta che andiamo in transoceanica, perché qua con noi una bravissima poetessa brasiliana, poi ve la presenterò dopo meglio, che è Francesca Cricelli. Ciao Francesca. Ciao Lello, buonasera. Allora, grazie a Francesca, grazie anche al tecnico brasiliano che ci ha permesso di superare una serie di problemi, perché all'ultimo momento ovviamente Google ha deciso di cambiare una serie di codificazioni e di codificatori. Quindi oggi la povera Francesca, oltre a fare l'ospite, dovrà fare anche la regista di questa trasmissione. È poeta, traduttrice, ricercatrice. Il suo ultimo libro si chiama Repatria, del 2015. È un libro bilingue in portoghese e in italiano, perché è bilingue Francesca, è tanto italiana quanto brasiliana. È dottoranda in studi della traduzione presso l'Università di San Paolo, ha curato moltissimi libri, soprattutto dedicati allo scambio continuo che c'è stato tra Italia e Brasile, come Giuseppe Ungaretti e Edoardo Bizzarro, Lettere 66-68 del 2013. Ha trascritto e organizzato le lettere d'amore di Ungaretti, che sono state poi pubblicate da Bruna Bianco in Ti aspettavo nel tempo. Nel 2017 dovrà uscire il libro con Mondadori, e insieme con la Bianco c'è anche un altro nome prestigioso che cura questa edizione, che è quella di Silvio Ramat. È laureata in Italia, a Firenze, ha curato la mostra Da una estrella a Utre sulla presenza della poesia italiana nell'archivio di Haroldo de Campos, ma di Haroldo parleremo moltissimo stasera, presso la bellissima Casa das Rosas, dove ho avuto la fortuna di essere ospite anch'io qualche tempo fa. Ma ha portato in Brasile tanti poeti italiani, due nomi per tutti, Mariangela Gualtieri e Massimo Morasso. Ha tradotto ovviamente poeti italiani, Luzzi, Pasolini, Ungaretti, Leopardi, il mio diletto Jacopone, ha tradotto Elena Ferrante, ha tradotto saggi di psicanalisi, e nonostante tutto questo, nonostante l'insegnamento, trova anche il tempo per superare la distanza d'orario, la distanza oceanica, per parlare con Auto Analfabeta University of Utopia e per parlarci di questa nazione così particolare, il Brasile. E questo perché il Brasile è un punto nodale nello sviluppo della poesia fuori dai libri, della poesia con la musica, della poesia con le immagini, con la danza. E magari non si sa molto bene dentro subito nel vivo della conversazione, perché abbiamo tanto da dirci, che la prima delle neoavanguardie poetiche del mondo è nata proprio in Brasile, quindi ben lontana dall'Europa, dove il fenomeno delle avanguardie era nato. Ed era una neoavanguardia molto particolare, che guardava tanto alla tradizione del moderno, sembra un ossimoro, ma insomma credo che ci siamo capiti, quanto alla tradizione medievale dei trovatori. Guardava Oriente, traduceva dal cinese, dal giapponese, insomma, ecco, l'impatto sulla società brasiliana poi di questo gruppo di poeti che pubblicavano una rivista che si chiamavano I Gandres, e che hanno fondato la poesia concreta brasiliana, è stato tra l'altro davvero strano. Io ricordo un episodio stranissimo in un locale di Parigi 15 anni fa, parlando con la cameriera, mi disse che era brasiliana, io gli dissi che ero stato in Brasile per vedere un mio amico poeta che era Haroldo, e lei mi disse: ma come conosci Haroldo de Campos? Dico: perché tu conosci Haroldo de Campos? Ma moltissime persone conoscono Haroldo de Campos in Brasile. I concretisti sono stati alla base anche della nascita dell'aspetto più profondo e teorico di un movimento come il tropicalismo di Caetano. Caetano dedica pagine e pagine
della sua autobiografia ad Augusto e ad Aroldo. Ecco, io partirei di qua, da questi signori che hanno fondato il concretismo, vi faccio vedere questo bellissimo libro che è un'antologia della poesia concreta che è uscito qualche anno fa, ma poi magari so che anche Francesca ha tante cose da mostrarci, per partire di qui. Francesca, oggi, di questa grande esperienza, questa grande stagione della poesia brasiliana, cosa è rimasto in Brasile? Allora, Lello, bellissima domanda e anche un po' difficile da rispondere perché siamo ancora, anche se è passato del tempo, abbastanza vicini, no, a questo momento. Mi ricordo adesso che recentemente c'è stata una mostra stupenda in una di queste strutture che abbiamo qui, che si chiama SESC, che è enorme, no? Con una retrospettiva del lavoro di Aroldo, che è stato veramente eccezionale. E quindi qualcosa che è ancora molto presente, che però ha dato anche altri frutti, diciamo. In un certo senso è un po' proliferata ovunque la poesia in Brasile, in contemporanea a quello che hanno lasciato i concreti. Credo che ci sia anche un movimento, soprattutto nelle periferie, più legato al rap, più legato veramente alla musica e alla performance, e che cresce sempre di più e che magari non ha una grande conoscenza, una piena conoscenza di quello che era il concretismo, però che in qualche modo, anche non consciamente, è in dialogo. Ci sono sicuramente alcuni gruppi giovani molto interessanti, e farei dei nomi, sicuramente Gabriel Kerhardt, del gruppo che si chiama Riverão, che è un gruppo sono 3-4 ragazze, adesso non mi ricordo il nome di tutti loro, ma sono molto vicine ad Augusto e riescono ad avere una loro lettura di ciò che è la reinvenzione della poesia, dal punto di vista grafico, della performance. E hanno fatto questa performance molto interessante che ho visto, mi allungo per prendere uno dei libri, ho questa, tutto pieno di libri qui. Comunque, questa riedizione molto interessante, tra l'altro rieditata anche dal mio editore, della Guesa de Souza Andrade, che è stato questo poeta brasiliano recuperato proprio dai fratelli Campos, rivisitato, questo lungo poema epico con 13 canti che narra la storia di questo personaggio indigena che scappa da una profezia sacrificale, finisce a New York e in qualche modo continua perseguitato però dalla finanza, diciamo, no? da questa cosa del capitalismo. Questi ragazzi hanno fatto una lettura performatica di una determinata parte di questo lungo poema che è L'inferno di Wall Street. Sì, quindi, tra l'altro mi viene in mente questa cosa che è abbastanza strana del concretismo brasiliano, perché il concretismo è stato un movimento che è stato anche molto legato alla carta, voglio dire, alla poesia visiva, alla poesia concreta. Invece in Aroldo, in Augusto e nel terzo dei Noi Gandres, anche in Decio Pignatari, c'è stata da subito questa curiosità sia per le altre forme d'arte e quindi per la musica, per la lettura ad alta voce, ma anche per quella che oggi noi definiremmo la cultura pop, cioè un'attenzione assolutamente costante a tutto ciò che accadeva al di fuori dei circuiti accademici. Esatto. E io credo che questo sia un po' anche questa lontananza che c'è stata tra un riconoscimento accademico, tra virgolette, di quello che è stata la poesia concreta, il movimento del concretismo, e la poesia letta e studiata all'università. Tuttora è così, adesso cominciano a scrivere delle tesi, e lì comunque c'è una distanza tra scrivere saggi e tesi e fare un lavoro di poesia, qualcosa di molto vivo, che sia in dialogo con la tradizione, ma con un occhio attento al contemporaneo. Questi ragazzi di cui ho parlato, secondo me, li vedo più come eredi, non in un senso noioso, che ripetono la stessa cosa, ma che portano dentro di loro qualcosa dello spirito, anche dal punto di vista della traduzione, perché fanno lavori di tipografia e traduzione,
che è qualcosa che è nella genesi anche, no, del progetto iniziale loro, dei computer. Ed è una caratteristica costante, tra l'altro, io credo, questo rapporto con quella che noi considereremmo la cultura popolare. A me viene in mente adesso, che per esempio da noi in Italia sarebbe abbastanza incredibile che nel dibattito su un cantautore come Chico intervenga un poeta come Augusto, ma non per dire che lui non è un poeta, ma per contestargli come se fosse un altro poeta perché lo attaccò duramente, ma lo attaccò da suo pari questa discussione è andata avanti per moltissimo senza che a nessuno venisse in mente di delegittimare l'altro. Lo vedo in attività di autori come Arnaldo Antunes, ma adesso per assonanza mi viene in mente di passare un attimo da Susan Andrade a Oswald De Andrade e tornare al titolo della nostra trasmissione, cioè I Cannibali, il manifesto del cannibalismo, che è un altro momento fondamentale della rilettura che questa avanguardia fa della tradizione, perché non dimentichiamo che Haroldo era quello che poi diceva che l'unica maniera di rispettare una tradizione era cambiarla, era tradirla. Io qua tra le mani ho un disco che questo forse fa invidio anche a te, perché Meravigliosa, questo neanch'io ce l'ho, questo qua è la lettura di una serie di poemi di Oswald De Andrade fatta da brevissima da Oswald, ma poi da Decio Pignatari, da Arnaldo Antunes, da Augusto De Campos, da Leonora De Baros, che è un'altra splendida poetessa e performer brasiliana, Walter Silveira, Haroldo De Campos, Arnaldo Antunes, ed è stato prodotto proprio da Augusto. Il cannibalismo, mi diceva Haroldo, era la loro maniera di riciclare in qualche modo l'Europa, di ristabilire e ridisegnare i confini tra la cultura europea, di cui loro erano portatori in quanto intellettuali, e la cultura autoctona. E tutta questa operazione era appunto un'operazione di cannibalismo. Oggi, dopo questa grande abbuffata di Haroldo, Cambuff, di Haroldo, di Augusto e di tutti gli altri poeti delle nuove avanguardie brasiliane dell'Europa. Oggi com'è questo rapporto tra la cultura e la nuova poesia brasiliana e ciò che accade e ciò che sta accadendo in Europa? Allora, Quanto arriva? interessantissimo, perché sai, la sensazione che ho io è che c'è ancora una digestione molto lunga di tutto ciò che è stato, no? Perché per arrivare a depurare, a capire sinceramente, questo ci vuole del tempo. Io vedo, con rare eccezioni, una certa distanza dalla cultura, diciamo, della metropoli, no? Da quello che sarebbe l'Europa. È una cosa un pochino più autocentrata in alcuni momenti in Brasile. Però non è una regola, diciamo. Ci sono anche altre esperienze molto contemporanee, estremamente interessanti. Mi viene in mente, ti faccio vedere perché ho messo da parte, questa rivista molto bella che si chiama Siga os Sinais na Brasa Longa do Haxixe. Non riesco a leggere all'incontrario, purtroppo, non so. Però è di un carissimo poeta che ha il suo nome artistico è Cavalo Dadà, dove c'è antropofagicamente mangiare quello che era il dadaismo e ripresentare, sono quattro volumi, vedi che belle che sono le copertine fatte anche da lui con i collage, e quindi che riparte da una sua rilettura di quello che è stato il dadaismo. È molto interessante. Per esempio, Rubens da Rocha si chiama questo poeta, è lui stesso che edita e fa le performance. Quindi, in un certo senso, questo è qualcosa che sopravvive. Beh, tra l'altro, mi è venuto in mente che recentemente c'è stata una di quelle polemiche di Facebook, che esistono anche in Brasile, nel nostro piccolo, diciamo, non No, tanto. siete molto più grandi di noi. Sì, però diciamo che tra poeti e persone che parlano di queste cose siamo sempre un numero un po' di Molto ridotto. piccolo.
i pazzi, no? E c'è un evento abbastanza conosciuto nella città che cerca di riproporre quello che è stata l'esperienza di Oswald, che si chiama La Garçonnière, organizzato da Vanderlei Mendonça e altre persone. E poi a un certo ci sono anche tante altre riviste che pubblicano tante cose. Recentemente un altro poeta che apprezzo moltissimo, che ha una bellissima rivista che si chiama Escamandro, è anche traduttore, tra l'altro giovane performer, perché lui insegna letteratura classica, latina e greca, e lui suona e canta le poesie in greco ai suoi studenti, cioè, meraviglioso. Si chiama Guilherme Gonciso Flores, è anche un grande traduttore. Questo è il suo ultimo libro, L'Azur Blasé, che è un libro anche molto ironico, e ha praticamente scritto una risposta al manifesto antropofagico. E per cui è una, anche se siamo in un piccolo, diciamo, le persone che discutono queste cose, ma è di una ricchezza fantastica, c'è cioè una specie di polverizzazione di tutti questi stimoli, e questo mi sembra una cosa estremamente ricca. Se c'è un legato, se c'è qualcosa che è rimasto, più che qualcosa concreta nel modo di fare poesia, è proprio questo tipo di movimento, questa vitalità. Fino a poco tempo fa, tu sai che Ferreira Goulart è morto da poco tempo, no? E che fino all'ultimo c'è stato questo dibattito con Augusto sui giornali, il discorso molto politico di Augusto quando ha ricevuto il premio Neruda, e quindi c'è qualcosa di molto vivo, anche se è già una tradizione, no? L'ultimo libro di Augusto, aspetta, sono un po' in un momento di entusiasmo, tu tagliami se sto andando... A parte che sei tu la regista, poi l'entusiasmo per Augusto... Dimmi quando devo... Ti ascolto, rapito, che meraviglia! Cioè, è talmente meraviglioso, e ogni rilettura necessaria. Insomma, a parte, è stato un evento incredibile, e non finiva di arrivare gente in questo giardino della casa da Sosa, erano tipo 400 persone, che per una presentazione di un libro di poesia, beh, che è Augusto, però, diciamo. E questo titolo, Outro, che potrebbe essere l'altro, ma che già nella prefazione che ci spiega Augusto, beh, io devo sfoggiare la mia copia autografata. Hai anche la mia, non dimenticare. Anche la tua. Che è molto interessante, perché lui scrive questo testo, Outro non, altro no, e spiega che questo outro, che non è soltanto l'altro, in portoghese si fa questo gioco della parola, ma è anche qualcosa che lui ha osservato in molti dischi americani, che in contrapposizione a intro, cioè outro. C'è l'outro, certo. Che è l'uscita, la finale, e come lo presenta un po' come ultimo suo libro, no? Come, cioè, quindi è di una genialità, che è una cosa che cominci a leggere e poi ti fermi un po' perché ti prende male, talmente ti prende bene, no? Ci sono delle cose... È l'occasione per salutarlo, Augusto, perché io l'ho visto l'ultima volta 3 anni fa e che spero che tu possa fargli vedere questo video. Ecco, con Augusto è così, ti metti a parlare di intro e di outro come se stessi parlando, che non so, con un amico che fa il rapper o il musicista. E Augusto ormai ha quanti anni? 85, credo, 84, 85. Quindi, voglio dire, è un poeta che ha percorso una strada davvero lunghissima. Ecco, da quello che riesco a capire io, tu mi stai parlando di una sorta di atteggiamento dello spirito, di approccio alla poesia, che continua ad essere vivo e che non si sta precludendo alcun tipo di sperimentazione, perché poi immagino, e ne ho conosciuti tutte le volte che sono venuto in Brasile, che in Brasile ci siano anche dei poeti, come diremmo noi in Italia, lineari, bravissimi. Tu, oltre ad avere attività performativa, fai dei libri di poesia, come dire, normali, mettiamola così, normali, cioè che vanno letti nella solita maniera. Però mi pare che questo atteggiamento poi sia, io lo ricordo come atteggiamento comune, con una gran voglia di discutere e di cercare di trovare una soluzione. Ecco, quello che mi ricordo dalle discussioni in Brasile, anche
quando sono stato con Augusto, anche con altri poeti che non erano poeti concreti, si aveva sempre l'impressione che si discuteva non perché ci fosse una posta in gioco da conquistare, ma perché si stava assieme, si discuteva, questa cosa aiutava tutti a cercare di capire meglio dove si era. Poi presumo che ci saranno polemiche terribili anche in Brasile, non voglio descriverlo come il paradiso, però mi aiuta ad arrivare alla domanda forse più difficile. Un maestro, c'è ancora, è Augusto. Un piccolo maestro, ormai si può chiamare così, Arnaldo Antunes, ha una carriera così prestigiosa in Italia, conosciuto soprattutto attraverso i Tribalistas, cioè il grande successo pop, ma Arnaldo è un grande poeta, un grande sperimentatore, un compositore, cioè anche lui è più attivo che mai. E le ultime generazioni proprio di poeti. E cosa ci puoi dire di tutti i poeti, anche di poeti che non necessariamente non devono essere dei poeti performativi, voglio dire, ecco, poeti che sono nati intorno agli anni 70, 80, cosa sta accadendo in Brasile? Allora, no, tra l'altro quest'anno ha vinto il premio Jabuti, che è il nostro specie di premio strega brasiliano, non so, quello più importante, non solo della poesia, ma anche dei romanzi, così l'ha vinto Arnaldo Antunes. Questa è un'ottima notizia. Quindi è una cosa interessante perché c'è una specie di riconoscimento formale, però l'altra parte più interessante. Era ora, insomma, dopo. No, ma è anche buffo dire che invece il mio libro è stato squalificato perché è scritto non solo in portoghese. Quindi non solo, cioè io sono stata squalificata nel 2016 perché hanno detto: scusi, ma ci sono quattro poesie non tradotte nel suo libro. Ho capito, infatti si chiama intraducibile quella parte del libro, non so se avete capito. Quindi queste cose capitano anche qui, capito? Uno, per fare la poetessa brasiliana bisogna essere brasiliani al 100%, quindi io già sono un po' esclusa. Allora, dai, dacci questo quadro, a parte Arnaldo che ha vinto. Ti direi delle mie, difficile dire così perché sono talmente tante persone interessanti. E non Sicuramente vogliamo che qualcuno si offenda, no, infatti. sono tantissime, però alcuni li ho già nominati, appunto, no? Sicuramente Reuben da Rocha. Poi avevo parlato anche di Guilherme Gonçalves Flores. Adesso dirò anche le donne con calma perché sennò poi verrò No, no, io ti do tutto il tempo. perché Hai te hai tempo. Hai tempo. Orazio Costa, anche Orazio Costa ha vinto il Jabuti, interessantissimo. Tra l'altro c'è una delle sue poesie qui che avevo segnato, la troverò dopo, proprio un modo molto peculiare di scrivere. Un'altra poetessa molto interessante, direi. Che ha lanciato il suo ultimo libro che non ho qui con me, però si chiama Natalia Barros. Lei è anche musicista, lei nasce più come artista, musicista, attrice e fa adesso un lavoro bellissimo con un grande musicista che è Benjamin Taubkin, che si chiama Landscapes Poetici Musicali, per cui facciamo improvvisazione. Lei invita, lei lì con altri due poeti, portiamo dei libri nostri, anche altri. E si comincia a leggere un po' con il pianista e un altro che suona il violoncello e si fa una jam session di un'ora e mezza spezzata in due parti. Ed è una cosa eccezionale questa, per esempio. Però, per dire, è anche una poetessa che pubblica libri, tra virgolette, no? Così, per benino. Normale, normale. Normale. Poeti da vicino, nessuno è normale, direi. No. Un'altra poetessa che ho conosciuto recentemente, virtualmente, con cui c'è una grande intesa, soprattutto per la sua storia, perché lei è svizzera, del cantone italiano, però vive da molti anni in Brasile, scrive sia in portoghese sia in italiano. Si chiama Prisca Augustoni. La conosco, è una bravissima poetessa, Prisca è un'amica. Molto Bravissima. brava. Saluti Traduce. a Prisca. La saluterò, ancora non l'ho conosciuta personalmente. Siamo stati assieme in Perù. Oh, guarda un po'. E Sì. quindi c'è questo libro, tra gli altri, c'è questo libro bellissimo dove tra l'altro anche suo marito è poeta, bravissimo, e qui ci sono anche, cioè, le sue poesie tradotte anche a quattro mani, una cosa molto, molto speciale. Non so se ha
lo spazio è conosciuto da tante persone, però sicuramente qualcosa da catturare in questo scenario ricchissimo brasiliano. Che altro? Qui ci sono tante cose. Io però adesso voglio coglierla questa occasione, perché altrimenti poi non parliamo di te. Perché c'è la poesia transmediale, ma quando lavori su due lingue, il caso di Prisca, sì, del tuo, voglio dire, le cose dette in due lingue diverse sono sempre differenti. Sì, esatto, hai ragione. Parlaci di questo repatria. Allora, faccio... Parlando di repatria, parliamo di un'altra maniera di attraversare i confini. Esatto. All'interno di un libro in questo momento, ma è il confine tra due lingue differenti, che però sono le lingue della stessa persona, cioè di Francesca Gricelli. Che cos'è Repatria? Guarda, faccio un piccolo momento marketing della mia copia. Questa è la Deluxe, tessuto tedesco. Diciamo che il rosso sia poco adatto alla telecamera. Eh sì, infatti non si vede molto bene, però Repatria nasce appunto da questa mia, il mio scrivere sia in portoghese che in italiano, che tutta la vita, poi sono cresciuta in Asia, per cui usavo l'inglese, sempre stata criticata, mi dicevano sempre: Francesca, devi scegliere. E io a un certo punto ho detto: devo scegliere, non devo scegliere, cioè non è impossibile scegliere, perché la mia vita è questa. E sento che qui in Brasile mi sono sentita molto autorizzata a scrivere in questo modo, a parte l'incontro con l'editore che accetta questo progetto e che, no, in un certo senso ti dà un sostegno. E poi, se pensiamo proprio all'ultimo libro di Augusto, che lui dice che della poesia mi sono interessato soprattutto della poesia degli altri, e ho molto di più tradotto di quanto non abbia scritto. E io credo che già scrivere una poesia sia una prima forma di traduzione. Trovare la sonorità e la costruzione giusta in portoghese e in italiano, che è proprio riscrivere una poesia, è un esercizio, e a me piace proprio questa fatica, in realtà. Almeno per questo primo libro ho cercato di trovare una specie di specchio, che le poesie apparissero in due lingue. Ti farò vedere una copia. Ti farà ridere, perché è una copia con appunti di un mio caro amico lettore. Ma le poesie si presentano sulla pagina in questo modo, senza i tagli, con nulla. Per cui è già all'inizio fa avviso, dicendo che hanno lo stesso peso e lo stesso valore sulla pagina. Cioè, quindi uno non dovrebbe sapere se è stata scritta in italiano, in portoghese o se è stata tradotta. Infatti non lo domanderò. E ovviamente c'è un dialogo interno. In fondo ho messo alcune mie traduzioni, soprattutto di poeti italiani verso il portoghese, ma anche una lunga traduzione di Hilda Hughes, questa poetessa brasiliana, verso l'italiano. Tra l'altro una traduzione che era già stata pubblicata su Nuovi Argomenti. E questa è una cosa che si faceva, pensa, negli anni 30 e negli anni 40 in Brasile, che i poeti pubblicavano i loro libri con in fondo delle traduzioni, una specie di, che è una cosa un po' vintage, non si fa. Perché? Per esempio, ammiro moltissimo Rosario Lo Russo, che legge gli altri poeti. Io credo che, cioè, dovremmo farlo. Voglio dire, un musicista esegue i brani degli altri, no? Quindi dovremmo farlo. È bellissima questa cosa che si pubblicavano alla fine le traduzioni degli altri poeti. Senti, Francesca, la traduzione è un altro grande discorso da fare sul Brasile, ed è un discorso da fare su Haroldo, su Augusto. Sono stati traduttori immensi. Augusto, io credo sia stato l'unica persona capace di tradurre Il naufragio del Deutschland nella propria lingua, mantenendo le rime della Sestina di Arnaut. E anche il poco che ho fatto io sono arrivato a quattro strofe, credo siano 14 in vari anni.
L'ho spesso risolto avendo di fronte la traduzione dall'inglese di Augusto, ma i due fratelli Campos, e li tengo assieme perché rischio di confonderli, insieme hanno tradotto il mondo, hanno tradotto Joyce, hanno tradotto Goethe, hanno tradotto ovviamente Ungaretti, hanno tradotto Guardi, Dante, adesso ci arriviamo perché e poi il senso di tutta questa domanda è proprio Dante, hanno tradotto dal cinese. E voglio dire, un'altra grande qualità di questo gruppo di poeti che hanno fatto tanta poesia fuori dei libri è stato poi proprio, io lo ritrovavo in quella frase che tu segnalavi di Augusto quando diceva che lui ha badato molto sempre alla poesia degli altri più che alla propria. E io questa cosa la ricordo bene perché, come dire, ricordo la felicità negli occhi di Augusto e di Aroldo quando parlavano delle loro traduzioni. È stata una maniera di sprovincializzare, io credo, il Brasile. Aroldo veniva chiamato il civilizzatore, non solamente la locomotiva di San Paolo, ma il civilizzatore. Quanto è importante questo lavoro di traduzione? Perché davvero è un altro lavoro di trasporto, no? Come nella poesia multimediale si trasportano sensazioni, significati da un media all'altro, così da un linguaggio all'altro si trasportano significati, immagini e gli si adatta a dei suoni differenti, perché poi infine la poesia è suono, c'è poco da fare, il linguaggio che suono, non c'è poco da dire su questo. Ecco. Per esempio, è appena uscito anche in Italia un libro di un bravissimo studioso brasiliano, Andrea Lombardi, che è stato presentato anche a Roma, all'Accademia Brasiliana, e che si interessa proprio di Aroldo, traduttore. Riesci a presentarcelo tu meglio di me? Un pochino forse. Allora, non so se ho fatto qualcosa, mi sono già cambiata nella regia. Ecco, mi sa di sì. Ma sì, ma ti Eccolo. vorranno bene lo stesso, siamo punk, low profile. Eccolo, bellissimo. Io ce l'ho solo in PDF, per cui. Guarda, tra l'altro è bellissimo, un carissimo amico Andrea che è italiano, però è molto brasiliano anche. Da secoli in Brasile, no? C'è Emilio Villa. È riuscito a Sì. mettersi Emilio Villa sulla copertina. E tra l'altro, traduzione, transcreazione, non trascreazione, ma lui si è sentito molto aroldiano per mettere transcreazione in italiano con la N e dice: se lo faccio mi autorizzo a fare questa cosa. Ed è una parte dei saggi di Aroldo come teorico sulla traduzione, sulla reinvenzione, no? Attraverso la traduzione, perché c'è un dentro proprio del progetto il modo di tradurre, la scelta, no? C'è una specie di paideuma, quindi una scelta di autori che verranno tradotti, spesso anche insieme a qualcun altro, come i russi, con Boris Schneiderman, no? Quindi c'è questa storia, che sono saggi che si trovano anche in questo libro recentemente rieditato qui in Brasile, molto interessante, con tutti i saggi di traduzione. E è anche interessante perché in fondo c'è un saggio dell'organizzatore che è anche poeta, che si chiama Marcello Tampia, che lui parla di un concetto di plagiotropia più che antropofagia. Quindi questa cosa di plagiare dell'uso della traduzione anche per arrivare poi a scrivere, che è quello che possiamo trovare in una delle traduzioni di Majakovskij nell'ultimo libro di Augusto, che a un certo punto non sappiamo più dove mettere Augusto, dove mettere Majakovskij, no? C'è una specie di creazione. Io credo che questi esperimenti accadano ancora qui in Brasile e io avrei sperato, dopo questa storia che abbiamo avuto, di avere di più di queste esperienze. Secondo me sono poche, anche perché c'è un problema del mercato editoriale, ma c'è anche una forza, invece, su questo bisogna essere giusti, che viene anche dal mondo accademico, che invece è una cosa più rara. Il progetto, per esempio, che c'è di studi di traduzione all'Università di San Paolo, che c'è ora, dove faccio il mio dottorato, è una cosa molto ibrida, per cui studio con persone del Tupi-Guarani, del tedesco, cioè siamo tutti, ognuno con una lingua, una cosa abbastanza babelica.
Ed è molto interessante trovarsi a parlare su queste cose, no? Io faccio il mio, nel senso che cerco di fare questi ponti. Credo che se abbiamo un'eredità fortissima che viene proprio... Tu dicevi di confondere i fratelli Augusto e Haroldo, loro si chiamavano siamesmus, no? Lo so! Per questo. Lo so. Questa forse è l'eredità che sento più... e non credo che altri poeti come Jerzy Owila o anche Wanderlei Mendonça, molti di loro che sono su questa scia e che fanno un grande lavoro di traduzione, di pubblicazione. È molto bello perché qui c'è un piccolo, nell'introduzione di Haroldo, lui dice: faccio poesia perché non so fare un'altra cosa. E ho sempre preferito quella degli altri. Dice proprio così. Oltre a preferire le altre arti, non la poesia. È per questo che la mia produzione di poeta traduttore è molto più vasta dei miei stessi poemi, vi dice, no? E dice che ha un po' di invidia per non essere così staccato come Emily Dickinson, oppure la rinuncia di Humboldt. Cioè lui fino alla fine non rinuncia, continua a scrivere. Una delle cose che mi ha raccontato Augusto una delle ultime volte che l'ho incontrato, credo un paio d'anni fa, quando sono stato a casa da Sorosa, 3 anni fa, è che Haroldo, quando già stava, era ormai molto debole ed era a letto, lo chiamò proponendogli di continuare a tradurre Dante. E per continuare il tuo discorso sull'altro dei siamesos, io so questa cosa perché quando mi mandò l'introduzione a questa che è l'unica antologia che c'è in Italia su Haroldo de Campos, non tanto con la mia introduzione, ed è Edizioni Metauro, fu pubblicata in una collana molto bella di poesia diretta da Massimo Rizzante, mi mandò questa introduzione a Augusto col timbro siamesos. È bellissimo. E quelli erano gli anni in cui faceva degli esperimenti che si chiamano morphing, sì. In cui proprio lui faceva visivamente vedere questa cosa con i profili di grandi poeti. C'è sempre stato questo atteggiamento insieme, come dire, fraterno con chi c'era già stato e con chi c'era, ma questa fraternità poi era l'autorizzazione a prendere, a riusare, a trascreare, no? Proprio perché non è possibile realizzare una traduzione che sia uguale all'originale, allora, e questa è la transcreazione, allora io transcreo. Ed è un grande atto d'amore. Io ti proporrei di terminare per la prima volta nella storia di Autoanalfabeta e Università Utopia questa nostra conversazione bellissima con una lettura. Perché questo signore, che era Haroldo de Campos, che è Umberto Eco, di cui poi c'è uno scritto in questo libro italiano di cui parlava, ha definito il più grande traduttore del mondo, ha tradotto Dante, e lo ha tradotto in una maniera così incredibile che persino chi, io credo, non conosca il portoghese, solo immaginando il suono, non può che restare a bocca aperta. E Haroldo mi diceva che quella che gli era costata più dura era la petrosa per eccellenza, cioè così nel mio parlare. E io concluderei questa trasmissione, se tu sei d'accordo, con la lettura della prima strofa. Io ve la faccio sentire in italiano e Francesca mi fa sentire che miracolo che ha realizzato Haroldo de Campos. Così nel mio parlare. Così nel mio parlar voglio essere aspro, come negli atti questa bella pietra, la quale ogni ora impetra maggior durezza e più natura cruda, e veste sua persona d'un di aspro, tal che per lui o perché la s'arretra, non esce di faretra saetta che giammai la colga ignuda. Ed ella ancide e non val com si chiuda, né si dilunghi dai colpi mortali che, come avesse rali, giungono altrui e spezzan ciascun arme, sì ch'io non so da lei né posso atarme. Che bella, la tua lettura è meravigliosa. Bella, bella.
Quisera no meu canto ser tão áspero como é nos atos esta bela pedra que a toda hora impetra maior dureza e essência ainda mais crua e veste sua pessoa de um diásporo tal que por ele ou pela esquiva alerta seta nenhuma certa saindo do carcaz acolhe nua e ela mata e dos golpes dessa sua mira mortal ninguém se guarda ou livra com asas ela os vibra atinge a todos rompe qualquer arma dela não sei inútil dar alarma che è poi bellissima, che poi questo inutile dare allarma è proprio la realizzazione della transcreazione. Esatto. Cioè è talmente bello. Inutile che ti preoccupi, cioè, non sta lì a fare troppe storie, che trasforma quel dantesco io non so da lei ne posso atarmi, lo sintetizza. Grazie a Francesca Cricelli, grazie a Nuovi Argomenti che ci... ospiterà, speriamo che di risolvere presto i nostri algoritmi di Google in maniera da ritornare presto. La prossima volta ci interesseremo di comico. Grazie a tutti, grazie a Francesca e alla prossima da Autoanalfabeta, l'Università di Utopia, eccezionalmente transoceanica. Ciao Brasile. Ciao caro.